Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme la colomba, però questa volta vegan. Vi ho già fatto una versione classica, se non l'avete vista potete vederla cliccando a destra sulla i, altrimenti potete provare questa che è davvero semplicissima da fare, si prepara davvero in un attimo e poi è davvero soffice, non ha nulla da invidiare a quella classica. Allora, iniziamo a mettere all'interno di una planetaria, oppure potete fare tutto a mano, la farina Manitoba insieme al lievito di birra secco e allo zucchero di canna. Vi ricordo che tutti gli ingredienti li trovate scritti giù nell'info box. Iniziamo a mescolare gli ingredienti secchi insieme, dopodiché andiamo ad aggiungere a filo il latte. Io sto utilizzando il latte di mandorla, ma potete utilizzare anche quello di soia, quello di cocco, quello di avena, quello che preferite davvero. Il latte di mandorla dà proprio quel gusto di mandorla, classico che si sente appunto nella colomba. A questo punto facciamo incordare l'impasto, ossia si deve creare una palla e si deve staccare tutto l'impasto dalle pareti. Quando diventa così, possiamo iniziare ad aggiungere l'olio. Come potete vedere, questa ricetta non contiene neanche la margarina, quindi è anche abbastanza leggera. Aggiungete l'olio sempre a filo e aspettate che l'impasto ritorni ad incordarsi. Dopodiché io ho fatto un mix di spezie, di mandorle tritate, arancia, buccia di arancia e buccia di limone, che vado a inserire solamente quando l'impasto si sarà rincordato e quindi si sarà riformata la palla. A questo punto mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro e iniziamo a creare la nostra colomba, quindi prima di tutto creiamo due palline e poi un corpo allungato. Sto utilizzando uno stampo da 1 kg perché crescerà davvero tanto questa colomba. Quindi vado a mettere il mio impasto all'interno dello stampo, dopodiché lo lascio lievitare coperto con un canovaccio all'interno del forno spento con luce accesa per circa 2 ore. Dopo 2 ore l'impasto si presenterà in questo modo, ha lievitato bene. Adesso vado a cospargerlo di zucchero di canna per caramellizzarlo un po', dopodiché vado a metterci anche degli zuccherini, un po' di mandorle intere e delle lamette di mandorle. Questa va in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti. Allora, come avete potuto vedere, è davvero molto semplice da realizzare, velocissima da fare. Bastano solamente 2 ore di lievitazione e avrete la vostra colomba vegana pronta per Pasqua. Quindi, ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto e se la fate, mi raccomando, fatemi sapere e aspetto le vostre foto su Instagram se volete taggarmi. Io intanto vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!